Buongiorno a tutti, grazie a Stefano Laporta e Alessandro Bratti per l'invito. Io non faccio tante premesse, entro subito nel dunque, anche perché moderare una tavola rotonda così ricca di contenuti e di persone che ci aiuteranno credo sia utile sfruttarla fino in fondo. E lo faccio prendendo immediatamente alcune parole del Presidente Gentiloni, quando dice a un certo punto nel suo saluto e presentazione iniziale facciamo fatica a imparare la lezione. E lo faccio chiedendo ai miei interlocutori, riportando una frase di Hildegarda di Bingen, forse non vi dice nulla questo nome, è una monaca del XII secolo, che scriveva: allora, inquinati dalle foglie morte, l'aria vomiterà sporcizie, al punto che l'uomo non potrà più aprire bocca. I grassi pascoli saranno appannati dalla stupidità pagana della folla cieca degli umani. E in realtà non è che questa monaca dicesse robe nuove, perché l'Antico Testamento è ricco di frasi di questo tipo. E allora celebrare i 50 anni del Club di Roma, con tutto quanto il Club di Roma ci ha restituito come pubblicazioni e come sollecitazioni, in qualche modo sottolinea le stesse parole del Presidente Gentiloni. Non è che per caso facciamo fatica a imparare la lezione. Io inizierei da Giovannini e poi proseguirei con Luca Mercalli, con Ermete Realacci e Gianfranco Borogna su questa prima sollecitazione del Presidente Gentiloni. Cioè, certo, è molto importante il rapporto che è stato presentato questa mattina, anzi un plauso a tutti, devo dire anche per la forma grafica perché è comunicativa, ma ci torneremo sul tema dell'informazione e della comunicazione, ma forse facciamo fatica. Enrico. Grazie, buongiorno a tutti. Io intanto vorrei associarmi ai complimenti per questo prodotto, che mostra come stia accadendo, scusate per la mia voce ormai persa nelle settimane scorse nei vari giri per il mondo, sta accadendo quello che avevamo previsto in qualche modo nel rapporto sulla cosiddetta data revolution per il segretario generale dell'ONU di 4 anni fa. E cioè, grazie all'uso dei sensori e delle nuove tecniche, i dati ambientali, che storicamente erano quelli che arrivavano più tardi di tutti, più tardi di quelli economici, più tardi di quelli sociali, stanno recuperando e anzi teoricamente con un investimento adeguato molti dei dati sarebbero disponibili quasi con la stessa rapidità dei dati economici, lasciando i dati sociali indietro. Questo lo dico perché è estremamente importante la freschezza dei dati per discutere della realtà. E il fatto che qualche mese fa ISPRA, forse ho perso qualcosa, ma non credo, pubblicò i dati sulle emissioni di CO2, stimate naturalmente, per il primo semestre 2017. Guarda il direttore a ottobre, novembre, se ricordo bene, quindi saranno forse per uscire quelli del secondo semestre 2017, che ci dicevano che in fase di ripresa economica le emissioni stavano crescendo di più. Beh, questa cosa è stata subito ripresa dai giornali, cosa che non avrebbero certamente fatto se i dati si fossero riferiti a 2 anni prima. Allora, la freschezza dei dati, oltre che la presentazione, oltre che il modo con cui vengono integrati, è cruciale. E quindi il primo punto che io vorrei sottolineare è che inviterei veramente ISPRA a investire sulle stime anche anticipate dei dati ambientali. Il mio primo lavoro all'Istat nel lontano 1983 fu quello di provare a stimare il PIL trimestrale. Vi posso dire che dopo che hai fatto il PIL trimestrale puoi fare trimestrale qualsiasi cosa
sulla faccia della terra, ma esisteva, forse adesso meno, un ritardo culturale in cui per l'economia siamo pronti a fare tutto quello che bisogna fare pur di dare i dati alla Banca Centrale Europea o al Ministro dell'Economia. Sull'ambiente ci siamo accontentati per molti anni di dati vecchi. Ecco, questa cosa deve finire e quindi grazie veramente a ISPRA per questo sforzo che sta facendo anche nell'uso della modellistica. Tornando invece alla questione che ci è stata posta, impariamo? No, naturalmente non impariamo, impariamo troppo lentamente e stiamo, a questo punto non è più una metafora, è una realtà, stiamo facendo la fine della rana bollita, anche perché appunto la temperatura sale e quindi noi cominciamo a accorgerci di certe cose. Io purtroppo non ho potuto ascoltare il Presidente del Consiglio, ma sono sicuro che il Presidente del Consiglio ha detto quello che ha detto, anche forte della decisione presa venerdì scorso. Sapete tutti di cosa parlo? Ah, non avete letto l'ultimo punto del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri in cui si dice che finalmente il Presidente ha presentato in Consiglio dei Ministri la direttiva per l'attuazione dell'agenda della strategia italiana per lo sviluppo sostenibile. Un po' di mesi ci sono voluti, va bene, cosa importante è che sia stata fatta, che contiene quattro novità fondamentali. La prima, come era stato scritto nella strategia, la Presidenza del Consiglio assume la responsabilità della strategia nazionale di sviluppo sostenibile. Questo è un avvenimento storico, perché sviluppo sostenibile, ormai l'abbiamo capito, non è solo ambiente, anche se ogni volta che dico sviluppo sostenibile vedo le persone diventare un po' più verdi, il che non è male naturalmente, ma il fatto che ci sia anche la componente sociale, ambientale, la componente sociale, economica e istituzionale fatica un po'. Ma il fatto che finalmente il Presidente del Consiglio ha deciso di portare questa responsabilità fattivamente alla Presidenza del Consiglio è un passo importante che richiederà a tutti gli enti di cambiare in qualche modo approccio. Seconda decisione contenuta nella Commissione, nella direttiva, la costituzione della Commissione Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, con la presenza di tutti i ministeri, la Commissione presieduta dal Presidente del Consiglio. E quindi un organo che poi mette insieme anche le regioni, le province, i comuni, perché molte competenze sono appunto territoriali. Quindi l'Italia si dota, come altri paesi nel mondo, di una commissione presso la Presidenza del Consiglio, guidata dal Presidente del Consiglio. Terzo punto. Il Dipartimento del Coordinamento delle Politiche a settembre di ogni anno riceverà da tutti i ministeri, e perché settembre? Perché è il momento in cui si fa la programmazione dei tre anni successivi, le informazioni sulle azioni programmate da ogni ministero per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la rendicontazione di quello che è stato fatto. Per, quarto punto, avere un monitoraggio annuale sull'avanzamento dell'Italia verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Allora, questi quattro punti a me sembra siano importanti, voglio essere ottimista, diciamo è il solito pezzo di carta, beh no, può diventare un cambio di paradigma, può diventare un cambio di livello, perché in questo straordinario lavoro che ci è stato presentato oggi appare chiarissimo come discutere di politiche ambientali senza discutere di politiche economiche e o di politiche sociali e di assetti istituzionali non ha più senso, ammesso che ne abbia mai avuto. E quindi questa scelta che noi abbiamo come Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile non solo proposto ma sostenuto da due anni può finalmente rappresentare il salto.
E questo ci porta alla nuova legislatura. E mi avvio alla conclusione. Perché oggi i nuovi parlamentari, tra ieri e oggi, sono stati accolti nei palazzi del Senato e della Camera. Come alleanza, prima delle elezioni, abbiamo proposto alle forze politiche 10 punti. E abbiamo avuto l'adesione di tutte le forze politiche, eccetto due. La Lega e Fratelli d'Italia. Questi 10 punti prevedono alcune cose che hanno molto a che fare con quello di cui stiamo discutendo oggi. Perché il primo punto è l'introduzione in Costituzione del principio dello sviluppo sostenibile, come fatto in Francia, in Svizzera, in Norvegia, e i costituzionalisti in giro per il mondo stanno discutendo di fare questo. Perché? Perché questo introduce il futuro nella Costituzione, Costituzione scritta 70 anni fa, in cui questo concetto non c'era. Allora, noi naturalmente chiederemo subito ai neoeletti di fare questo, di iniziare. La buona notizia è che a dicembre era già stata depositata al Senato una proposta di legge in questa direzione, quindi si può ripartire da quella. Secondo punto, la costituzione di un intergruppo parlamentare sullo sviluppo sostenibile. Gli intergruppi parlamentari sono degli animali un po' strani, ma hanno prodotto, pensiamo al non profit, un movimento forte per realizzare nella scorsa legislatura una serie di cose. Non mi risulta, ma forse Ermete mi può, che esistesse un intergruppo sulle tematiche sulle quali lui si è battuto così tanto. Ecco, potrebbe essere un passo importante. Non è che vado sul decalogo. Ma tutto questo lo dico per un'opportunità che abbiamo davanti. E con Gianfranco stiamo lavorando, ma sono sicuro che ne parlerà lui. Il fatto che quest'anno a Roma si celebrerà il 50° anniversario del Club di Roma e con Gianfranco stiamo provando a riportare il club a Roma, cosa possibile con un investimento non particolarmente forte, ma sarebbe un segnale molto forte, segnale che forse ci farebbe dire che stiamo imparando. Non che abbiamo imparato, perché c'è sempre da imparare, ma che l'Italia forse sta prendendo più seriamente che nel passato queste tematiche per diventare una delle campionesse dello sviluppo sostenibile nel mondo e non lasciare questo compito alla Cina, tema sul quale non entro. Grazie. Grazie Enrico. Torneremo su questo punto perché credo che il tema della vigilia di una nuova composizione parlamentare sia molto interessante. Luca, da prepariamoci a impariamo? Beh, le cose che ha detto Enrico sicuramente sono positive, è chiaro che qualcosa sta succedendo e di questo prendiamo atto e siamo tutti molto contenti. Il problema è il troppo poco e troppo lentamente, questo è il nostro problema. Abbiamo perso 50 anni, i 50 anni del Club di Roma, perché sostanzialmente era già tutto noto quando Peccei si pone la domanda fondamentale per il futuro, non dell'Italia, per il futuro dell'umanità. È possibile che la crescita economica senza confini, senza limiti, sia il modello sostenibile da un pianeta che i limiti invece li ha e che è finito? Questa era una brillante domanda posta alla fine degli anni 60, che già nel 72, quando viene pubblicato il rapporto I limiti alla crescita, trova la sua formulazione analitica, grazie ai primi calcolatori disponibili allora, che permettono di trasformare un'intuizione di una grande brillante mente come era Peccei in dati formali, validi, che vengono pubblicati e che creeranno anche scalpore nel mondo. Quindi gli elementi c'erano già tutti, però si fa una grande campagna dove questo lavoro viene screditato a favore di quella crescita economica che è quella che ci ha portato finora, che ha anche dei lati positivi, indubbiamente. Però bisognava metterci già dentro questo ingrediente che invece è stato respinto, accuratamente eliminato da tutto il dibattito che ne è seguito. Quindi noi fatichiamo ora a recuperare questo tempo, che prima di tutto è un tempo culturale, perché ancora oggi c'è il rifiuto
di comprendere che questo modello economico e di sfruttamento delle risorse del pianeta e di restituzione di scorie non può più funzionare per il futuro. Da questo punto di vista dico che allora non stiamo imparando, perché nel frattempo gli indicatori che in questo rapporto sono così chiaramente delineati, indicatori nazionali ma che fanno molto spesso riferimento a quelli internazionali, è chiaro che quando parliamo di rifiuti parliamo di oggetti fisici in casa nostra, quando parliamo di clima parliamo dell'atmosfera, che è un fluido che si muove e dove quello che facciamo a casa nostra per quanto riguarda le emissioni vale il 2%, e allora possiamo dire beh sì, facciamo la nostra parte, ma non è che tutto quello che facciamo in Italia risolve il problema del mondo, mentre per i rifiuti sì che li risolve, perché i rifiuti per esempio sono a casa nostra, il suolo è a casa nostra. Quindi lì dentro c'è scritto tutto, c'è un quadro perfetto di quelli che sono i sintomi della malattia e di quella che dovrebbe essere la cura. Ma io temo ancora l'effetto dichiarazione su carta, cioè temo che tutte queste ottime, questi ottimi propositi che tu Enrico hai evidenziato impieghino molto tempo per trasformarsi in fatti e soprattutto in coerenza, perché credo che in Italia ciò di cui abbiamo bisogno è la coerenza. Non abbiamo bisogno di maggiori consapevolezze, quantomeno a livello amministrativo, proprio lo provano ancora una volta questi rapporti e il sistema nazionale che ha contribuito per costruirli. Sappiamo tutto, ci sono le competenze, ci sono i numeri. Quello che manca è la coerenza. Mi sembra un po' di essere in un paese dove c'è la Penelope dell'Odissea. Quello che facciamo di giorno viene disfatto di notte da qualcun altro, o dal comune limitrofo, o dall'amministrazione per competenza che si sovrappone, che interagisce. Guarda, chiudo raccontandoti un piccolo aneddoto che mi piace sempre osservare dal mondo reale e non da quello teorico. Questa mattina io ho preso il treno molto presto, attorno alle ore 5, nella stazione di Avigliana, a 30 km da Torino. Sono zone di fondovalle con degli ottimi terreni agricoli. Da molti anni combattiamo battaglie per il risparmio del suolo fertile. E due comuni di questa zona hanno avuto una giunta e un sindaco eletti sulla base di un volere di cittadini che hanno espresso specificamente la volontà di contrarre, di ridurre, di contenere il consumo di suolo. Quindi due comuni possiamo dire amici al contesto nel quale stiamo ragionando e di cui si è parlato, qui anche il ministro Galletti ha fatto riferimento questa mattina. Allora, il primo comune l'anno scorso ha dovuto cedere a un ampliamento di un'azienda sotto minaccia del ricatto occupazionale. Quindi alla fine c'erano tutti gli elementi per non dover costruire un nuovo capannone, perché ce n'erano di vecchi adiacenti inutilizzati ma di altra proprietà, ma alla fine poi dopo però perdiamo i posti di lavoro, se non li agevoliamo la ditta trasferisce all'estero, e quindi il sindaco ha calato le braghe ed eccoti il nuovo capannone, bruttissimo tra l'altro, mentre in Alto Adige almeno li fanno con legno lamellare, hanno una parvenza di gradevolezza, questo è il solito cubo cementizio. A non più di 2 chilometri di distanza ora sta nascendo, ho visto delle ruspe questa mattina che stavano lavorando, e sta nascendo un nuovo supermercato in un luogo che ne ha già 4. Stiamo parlando di paesi di 8.000-10.000 abitanti. Accidenti, come mai è successo anche questo? L'avevo visto pochi giorni prima, avevo chiamato l'assessora all'ambiente del comune di Avigliana e come sempre c'è la falla burocratica. È vero, abbiamo fatto il piano per ridurre il consumo di suolo, ma lì c'era già un permesso rilasciato molti anni fa, l'amministrazione precedente, poi non è stato utilizzato perché c'era un vincolo idrogeologico, però poi hanno fatto gli argini e nel momento in cui è stato fatto l'argine il terreno è diventato nuovamente sicuro e quindi il progetto è potuto ripartire e noi non abbiamo potuto fare niente per evitarlo. E stiamo parlando di due amministrazioni assolutamente consapevoli ed elette per evitare quello che è capitato. Allora è chiaro che 2 ettari di terreno se ne sono andati così. Nel frattempo abbiamo tutte queste magnifiche carte, ma quando arriveranno a calarsi fino alla realtà locale?
perché di questi episodi ce ne sono a migliaia e sono quelli che fanno i 3 metri di suolo al secondo che se ne vanno. Quando riusciremo ad avere le leggi tutte ben oliate che funzionano, probabilmente non ci sarà più suolo da proteggere. Grazie Luca. Ermete, non aggiungo altro. Credo ci siano elementi sufficienti. Sì, sì, assolutamente. No, io prima voglio dire una cosa e dirò anche qualcosa ai responsabili e ai tecnici dell'ISPRA che sono qui. Noi quando abbiamo voluto fare questa legge, partì che Sandro stava nel posto dove sta adesso sostanzialmente, perché dirigeva l'Agenzia Regionale dell'Emilia. Io la presentai allora, l'ho ripresentata in questa legislatura, c'era anche con Sandro. Voglio ricordare che è una legge che è stata fatta aspettando che arrivassero anche contributi da quelle che allora erano opposizioni, con un testo unificato. È uno dei pochi casi in Parlamento in cui il relatore, lo decidevo io perché ero il Presidente di Commissione, è stato un relatore di minoranza, cioè non della maggioranza, per fare un lavoro comune e quindi farne un ragionamento che servisse al Paese. L'idea era, non solo, lo dico con brutalità anche per ragioni di tempi, rendere più efficaci i controlli, ma fare il titolo di questa tavola rotonda, cioè utilizzare la trasparenza, l'autorevolezza, l'efficacia, direi la responsabilità dei controlli come uno strumento per cambiare l'economia, perché poi queste cose non marciano perché, lo dico a Luca, poi si pensa che quando si parla di economia si parla d'altro, no? Non si parla di queste cose qui. Quando si parla di politica si parla d'altro. In questa campagna elettorale è prezioso il lavoro che ha fatto Enrico Giovannini di ottenere quelle sottoscrizioni che adesso vanno fatte onorare, come si suol dire, ma ovviamente tutti sappiamo che il dibattito in campagna elettorale non è stato per niente sulla questione ambientale. E questo è un problema, perché se poi questa questione non diventa carne, sangue, e quindi è un problema. Da questo punto di vista il sistema dell'agenzia è centrale, perché avere un sistema dei controlli, dico dei controlli perché se no, no, che sia intelligente, e lì il discorso di fare il sistema nazionale, ricordo giustamente l'insistenza di Sandro con le agenzie regionali, che alcune delle quali sono di grande qualità, altre sono ancora molto indietro, da cui l'EPTA che vanno messi in pratica, eccetera, era per averci questo quadro di competenze, no? È essenziale, servono i finanziamenti, serve tutto. Voglio dire che serve anche una cosa, vale per il sistema agenzie ma anche per gli altri, serve la responsabilità. Fino a che non ci sarà l'intelligenza di calare le leggi nella realtà, sia per farle applicare, sia per tener conto della realtà, saranno viste sempre come atti, come cose ostili i controlli, no? Vi faccio 2 esempi e mezzo per capirci e per calarci nella realtà. Io sono rimasto, ne parlavo con Borrelli prima, in questo caso non c'entra il sistema delle agenzie, stupito che dei magistrati abbiano messo i sigilli a Norcia a una bella struttura fatta con i soldi dei cittadini, raccolta di fondi fatta dal Corriere della Sera e dalla Sette, da un grande architetto italiano, Boeri, che peraltro è molto impegnato anche sui temi della sostenibilità, della bellezza delle città, eccetera, che ha lavorato senza parcella, una struttura che serve per la protezione civile, ma giustamente la gente altrimenti è matta, sta in quel comune, serve anche per fare il consiglio comunale, i giochi dei ragazzini, e cioè è la vita che riprende. Beh, qualche genio, una struttura tutta in legno, c'è solo una base, diciamo, forse qualcuno si è dimenticato, esatto, qualcuno si è dimenticato che c'è stato un terremoto, quindi era il caso di fare una base, ma tutta fatta, per capirci, con pezzi di legno avvitati, e anche una bella struttura, perché poi la bellezza, lo diceva Luca prima, conta quando si fanno questi passaggi. Bene, qualche genio ha pensato che di mandare un avviso di garanzia a Boeri e al sindaco di Norcia, perché questa struttura non è, è troppo stabile. Adesso la faccia non è troppo permanente, tenete conto, così devono abbattere tutte le casette, perché le casette sono molto più stabili di questa struttura, che ripeto. Allora lì non riguarda in questo caso il sistema delle agenzie, c'è un punto, perché se lo Stato si rapporta ai temi in questa maniera, questo è un enorme assist all'illegalità, un enorme assist all'illegalità, perché vuol dire che la vita deve passare da un'altra parte.
che se uno vuole fare la ricostruzione la deve fare senza tener conto di principi, di regole, di ragionamenti. Quindi io chiedo al sistema di agenzie in questo suo rafforzamento di tener conto di questo elemento di responsabilità, che vale per questo, ma vale per gli impianti industriali, vale per le bonifiche, vale per tante cose. Vi faccio un altro esempio, qui non, forse il sistema di agenzie c'entra di più. Spero che si risolva finalmente una cosa aperta da anni, perché in Italia si sta realizzando un impianto perché per la prima volta al mondo lo realizza la Fater, un'azienda abruzzese, però lo fa col consorzio Contarino, esatto, che come tu sai benissimo è uno dei punti di eccellenza, peraltro tutto pubblico, non è una struttura privata, nella raccolta differenziata. Là hai 100 comuni in provincia di Treviso, inclusa Treviso, che stanno sopra l'80% di raccolta differenziata. Bene, lì si sta realizzando un impianto pilota nel mondo per il recupero dei pannolini e dei pannoloni. Tutti sanno che quando hai superato l'80% di raccolta differenziata, quel problema è un problema serio, perché è una cosa difficile. Quello che rimane in buona parte pannolini e pannoloni, lì quell'impianto per ora rischia di fallire, quelli stanno per andare all'estero, no? Perché le regole che la regione e il ministero, adesso mi dice Tiscar che il ministro ha finalmente firmato un decreto sulle materie prime seconde che andrà al Consiglio di Stato, speriamo che non accada, diciamo, quello che diceva Luca alla fine, cioè che quando si risolve il problema l'impianto è morto, no? Perché se quelle materie che escono da quell'impianto continuano a essere considerate rifiuti, non saranno mai usate, perché nessuna impresa che ha bisogno di plastica piuttosto che di altri materiali si trasformerà in un'impresa smaltitrice di rifiuti. Sono troppe grane, troppi problemi. Questa è un'altra cosa, ma ce ne sono tantissime di questa natura, perché l'economia circolare richiede anche che tu le cose le possa riutilizzare da questo punto di vista. Altro punto, e poi arrivo, è usare i numeri. La legge sul consumo di suolo, anch'io penso che è stato un grave errore non approvarla, come sempre è una legge che era criticata per essere troppo moderata, ma è stata bloccata da quelli che non volevano una legge, lo dico in termini un po' crudi, però bisogna capire come si incrocia questo con le altre politiche. Torno alle cose che ha detto Sandro. Il consumo di suolo è diminuito moltissimo in Italia nel corso di questi anni. Si è più che dimezzato, perché se non partiamo da questo, da 8 a 3, è tantissimo, è troppo, va fermato, non so come dire, ma se non capiamo cosa succede e non capiamo quali sono i passaggi, alla fine diventiamo impotenti, come gli articoli sui giornali che indipendentemente dai numeri parlano dell'ambiente, soprattutto in termini o di folklore o di scandalo, non c'è mai l'idea di una politica, no? Perché si è molto ridotto il consumo di suolo? I dati sono sempre quelli dell'ISPRA. Un po' per la crisi e un po' perché un po' la diminuzione delle opere pubbliche, ma soprattutto una spinta forte, che è stata una spinta politica al recupero e alla manutenzione. Ha ragione Galletti nel dire che bisogna fare molto di più sulla riqualificazione urbana, che è molto complicata, o sui capannoni, nel senso di assolutamente stabilire un criterio di priorità nel riutilizzo dei capannoni esistenti quando deve fare cose nuove. Però ricordiamoci che in Italia credito d'imposta, ecobonus, sisma bonus, adesso c'è anche il verde, cose che abbiamo voluto noi. Quando dico noi non dico la maggioranza che c'era, è nata prima, noi l'abbiamo rafforzate, queste misure sono sempre passate all'unanimità nella commissione che presiedevo, quindi c'è un lavoro comune, hanno spostato l'edilizia. Oggi il 60-70% dell'edilizia è manutenzione ordinaria e straordinaria. Però io ogni tanto sento questi dibattiti che si dice che le misure più stravaganti verranno finanziate abolendo le detassazioni. Quali? Cioè, perché se aboliscono questo fanno un danno come le cavallette, eh? Perché quella roba lì ha prodotto l'anno scorso 28 miliardi di euro di investimenti privati e 420 mila posti di lavoro. Sono i dati del CRESM e dell'Ufficio Studio della Camera. Quindi se non si incrocia e se uno pensa che combatte il consumo del suolo, no? Senza proporre un'altra edilizia, vive su Marte, perché significa non ha capito come funziona l'economia italiana, come funziona l'antropologia italiana. Cioè, noi i posti di lavoro abbiamo persi nell'edilizia, abbiamo perso ancora oggi oltre 500.000 posti di lavoro rispetto a quelli che avevamo prima nel 2008, per capirci. Allora, incrociare questi temi è una cosa chiave.
recuperare anche, lo ha accennato il Presidente del Consiglio Gentiloni, anche una lettura dell'Italia che è fatta di ombre da combattere ma anche di luci, è una cosa importante. Vi dico una cosa che anche per fatto personale mi ha divertito e stranito. I due maggiori quotidiani nazionali, non quello su cui scrive Luca, che è il terzo, diciamo adesso, un mesetto fa hanno dedicato entrambi la prima pagina al fatto che la May, in maniera molto solenne, cosa che non sarebbe mai accaduta in Italia, ha annunciato che nel 2042, fra un quarto di secolo, pensa di eliminare la plastica usa e getta, e la Scozia sta ragionando sul divieto dei cotton fioc non biodegradabili. Prima pagina, foto, eccetera. Peccato che questi due grandi quotidiani nazionali non hanno dedicato un rigo al fatto che un mese prima, con un emendamento a mia prima firma, approvato all'unanimità dalla Commissione Ambiente e Territorio e dalla Commissione Bilancio, l'Italia ha vietato dall'anno prossimo i cotton fioc usa e getta e dall'anno dopo le microplastiche nei cosmetici. Siccome l'Italia è il leader mondiale nella produzione dei cosmetici, io l'ho scoperto facendo... Noi produciamo il 60% del make-up del mondo, non sono un grande utente, diciamo, però... Siamo molto puliti. No, ma io non sono sul make-up, sono un po' non sono in pista seriamente, come si vede. Però tu hai ignorato una cosa cosmica, tant'è vero che il direttore dell'UNEP, che in campo ambientale una delle autorità più importanti del mondo, ha fatto un incredibile atipico tweet dicendo: fantastica notizia dall'Italia, l'Italia vieta i cotton fioc, perché marine litter eccetera eccetera, e noi non abbiamo scritto un rigo, e poi diamo la prima pagina, ma siamo proprio dei provinciali insopportabili. Ecco, se facciamo così non ce la possiamo fare. Noi dobbiamo combattere le cose negative, ma anche segnalare i punti di forza, altrimenti la sfida la perdiamo. Grazie Armete, ci torniamo su questo. Io chiedo a Gianfranco il suo contributo su questo primo giro, poi vorrei provare a farne altri due, anche perché poi Enrico ha un aereo. Allora, io innanzitutto ringrazio, ma di cuore, non per forma, sia Alessandro Bratti che La Porta, perché l'idea di presentare il primo rapporto, diciamo, di sistema, no? Un tema che mi affascina molto, sarebbe anche da approfondire con maggiore penetrazione il ragionamento legato al sistema, a questo che è l'anniversario, diciamo, dei 50 anni del Club di Roma, che è inutile che vi dica che non vogliamo minimamente vedere semplicemente come una celebrazione. Io immagino che molti di voi sappiano cos'è il Club di Roma, che è stato forse il più straordinario ed è tuttora uno dei maggiori think tank internazionali che riflette sul futuro del mondo, che è un po' diverso dal futuro del pianeta, perché il futuro del mondo è ovviamente interrelato col futuro del pianeta, però è il futuro che riguarda la società umana e quindi come si interrela l'antroposfera rispetto alla biosfera, alla ricchezza della vita sul nostro pianeta. Ebbene, sono grato a loro e sono grato anche che sia avvenuto proprio nel momento in cui si presenta il primo rapporto, diciamo, di sistema tra il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale e l'ISPRA. Consentitemi, avevo visto la battuta che faceva Roberto come avvio, diciamo, di questa nostra tavola rotonda su il fatto che impariamo troppo lentamente. Allora, mi ricollego inevitabilmente allo straordinario grande maestro che ho avuto, che è stato Aurelio Peccei, che nonostante ebbe la grande intuizione che condusse a Limits to Growth, che è stato il primo rapporto al Club di Roma nel 72, a mio avviso ne ha avuta un'altra straordinaria successiva, che condusse nel 1977 a un altro rapporto incredibilmente innovativo, che mi viene da ricordare adesso proprio per dirvi come siamo in ritardo, che si chiamava No Limits to Learning, che in italiano devo dire che in una maniera molto intelligente l'allora direttore editoriale delle edizioni scientifiche e tecniche Mondadori, che poi furono tagliate come un ramo secco, diciamo, della Mondadori nella nuova proprietà, e che credo abbia formato molti di noi, almeno chi ha un'età, diciamo, un po' come la mia, che sono i famosi volumi che avevano il bordo, il dorso nero, erano la Est, la famosa biblioteca dell'Est, decise di intitolare Imparare il futuro.
Perché vi cito questo rapporto? Perché l'intuizione che ebbe Aurelio allora fu quella di dire: abbiamo, con i limiti della crescita e i successivi rapporti, perché vi ricordo che quello di cui vi sto parlando, Imparare il futuro, era il sesto, mentre il primo era Limiti della crescita, e quindi ce ne sono stati altri cinque, abbiamo discusso su quelli che possiamo definire gli outer limits, cioè i limiti esterni. Come è possibile che possa esistere un mondo in cui il sistema umano, la società umana, ha fatto sì che ci sia una dilapidazione di quella che è la base stessa della nostra esistenza, che è la natura, il sistema naturale. Tutti i sistemi naturali, perché noi siamo natura. Cioè, io credo che uno dei grandi messaggi che dovremmo continuamente ripercorrere è quello di dire che noi siamo natura, veniamo dalla natura, proveniamo dalla natura, siamo un prodotto della natura e senza la natura non possiamo vivere. Aurelio disse, quindi, da una parte cerchiamo di capire, all'epoca fu fatta questa straordinaria idea di utilizzare per la prima volta il primo modello mondiale, parlo dell'Imist Growth, al computer, della dinamica dei sistemi a livello mondiale, invece poi lui disse, ma cominciamo a ragionare su quelli che vengono chiamati l'inner limits, i limiti interni. Perché com'è possibile che poi noi siamo a conoscenza, e vi ricordo che nel 72, quando uscì Limits to Growth, non c'era un satellite da telerilevamento che facesse operazioni di telerilevamento. Oggi lo sanno meglio di me gli straordinari tecnici e scienziati che lavorano nell'ISPRA, meno male che ce li abbiamo, e come giustamente oggi è stato ricordato ci sono delle vere eccellenze, noi oggi viviamo di questi dati. E siamo in grado di capire meglio l'interrelazione tra biosfera e antroposfera. Allora non c'era nessuno che aveva, ovviamente c'erano i satelliti militari, ma questo non avevano l'obiettivo, lo scopo di arrivare a quello. Ebbene, quell'analisi che lui già allora cominciò a individuare, disse, i limiti della crescita, gli altri volumi, condussero ad avere una serie di consapevolezze sui danni che stavamo infliggendo alla nostra casa comune, il nostro bene comune. Adesso è inutile che vi richiami la meravigliosa enciclica di Papa Francesco, che devo dire ha scritto delle cose che nessuno di noi è mai riuscito a scrivere così sinteticamente, così brillantemente. E lui ha detto, allora cominciamo a occuparci dei limiti interni. E quel rapporto, Imparare il futuro, No Limits to Learning, fece una distinzione molto brillante tra tre tipologie di apprendimento. Noi apprendiamo nell'arco di tutta la nostra esistenza e noi siamo abituati nel nostro modo di apprendere, perché è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Qui è un problema profondamente culturale e la sostenibilità è un problema culturale. Avere la sostenibilità è una rivoluzione culturale. Se non si capisce questo è chiaro che facciamo chiacchiere da bar, facciamo finta di parlare di sostenibilità, ma non siamo in grado di dire che cos'è la sostenibilità e si continua a dire mettere insieme sviluppo e ambiente. Ebbene, la distinzione fu fatta tra tre tipologie, l'apprendimento conservativo, che è quello a cui siamo abituati tutti, un apprendimento che ci fa adesso in maniera molto più, adesso abbiamo gli smartphone, quindi sappiamo se grosso modo potrebbe o non potrebbe piovere, una volta si guardava fuori e diceva vabbè, forse oggi piove e mi porto l'ombrello. Quindi c'è un apprendimento di carattere conservativo che vi ho esemplificato in questa battuta. Poi c'è un apprendimento di carattere da trauma, che è l'apprendimento della botta che prendi, adesso mi viene in mente Chernobyl, ma ne possiamo citare numerose altre, e che quindi ti danno quel grande scossone in cui quasi non si capisce più niente, altro che fake news, diciamo. Cioè alla fine tutto quello che viene detto, non si mangia più questo, si mangia solo quello che sta alla distanza di là, non lo tocchi più, quindi non prendo più, entri in una dimensione, diciamo, di caos cerebrale in cui il trauma ti comporta non una reazione che sarebbe la reazione, diciamo, di chi ha una società resiliente, oggi è il termine che viene più utilizzato da questo punto di vista, e quindi è un apprendimento che certamente non vorremmo, non ci augureremmo, non vorremmo avere un apprendimento da trauma sul problema del cambiamento climatico, come purtroppo io credo stia drammaticamente avvenendo. Il terzo apprendimento era l'apprendimento innovativo. E vi prego di credere che l'apprendimento innovativo ha l'elemento più forte nella visione. Noi continuiamo a parlare giustamente di ricerca, innovazione, tutti ci riempiamo la bocca di questi termini, ma quello che sta mancando oggi, a mio modesto parere, è la visione. È la visione. Io ne ho sentite di tutti i colori, qui chiudo,
Poi se volete riprendiamo l'argomento perché è importantissimo. Tante volte sento parlare persone che dicono ma oramai c'è la strada dello sviluppo sostenibile, abbiamo avviato lo sviluppo sostenibile. Cioè, se andate ad approfondire che cosa vogliono dire, non è per niente chiaro. Cioè ancora oggi non si capisce, perché ancora oggi tutti noi abbiamo una nostra interpretazione, che è legittima, per carità, non voglio dire che ci debba essere il Minkul Pop che decide qual è la... Però io quello che vi voglio dire è che esiste una scienza che ci sta aiutando ad avere dei guardrail a cui potersi riferire. Questi guardrail vanno conosciuti. Scusate il termine un po' imperioso, e bisogna cominciare dalle origini, bisogna cominciare da tutto il percorso formativo, perché non si può arrivare a un'università che banalizza, semplifica e divide le discipline. Io sono il primo a rendermi conto dell'importanza enorme di avere gli specialisti, perché senza specialisti non andiamo da nessuna parte, non saremmo arrivati a decrittare il genoma umano, non saremmo arrivati alle meraviglie delle meraviglie che abbiamo ottenuto nella fisica delle particelle, insomma, eccetera eccetera. Non sto qui a tediarvi su cose affascinantissime e meravigliose, perché l'assurdità è che siamo in un momento di straordinaria conoscenza e nello stesso tempo non siamo in grado di tradurre questa conoscenza in comportamento. Questo è il vero nodo che abbiamo di fronte a noi, e purtroppo vi devo dire che questo è il grandissimo ritardo culturale che pagheremo. Grazie. Come dicevo, vorrei provare a fare due giri, magari poi il terzo lo iniziamo sempre da Enrico, così se deve andare siamo in tempo. E, è vero, devo moderare, quindi dovrei essere moderato, ma anche nei discorsi di apertura c'è una frase che mi ha lasciato un po' interdetto, comunque una visione che non mi trova personalmente d'accordo, nel senso che io credo invece che a volte quando si osserva, si penso spesso all'arte, quando guardiamo un quadro, i maestri ci insegnano che per apprezzare un quadro bisogna guardarlo nella sua totalità, e quindi lo si guarda sia nelle sue sfumature chiare che in quelle scure. Per cui fa riferimento a volte a questa politica del pendolo, sinceramente mi ha lasciato un po' interdetto, perché si rischia a volte invece di voler in qualche modo ingabbiare le scelte senza invece dare aria a quelli che sono giuste, a mio avviso, punti di vista, punti di osservazione diversi. Certo, la capacità deve essere quella poi di fare sintesi, ma contemperando punti di osservazione diverso. Quindi vorrei almeno dire questa mia osservazione rispetto a quello che ho sentito. Questo secondo giro vorrei fare un po' più nel merito, cioè prendendo alcuni dati anche del rapporto. E quindi inizio da Luca Mercalli, perché ci sono due, li troverete all'interno del rapporto, due dati interessanti che per una volta non sono tutti in crescita, purtroppo però. Uno è in crescita, quello delle temperature medie, e l'altro è in decrescita, quello dei ghiacciai. E non è un caso, ovviamente, direte voi. Però se voi prendete tutti i grafici, crescono tutti nell'ultimo periodo, ma su questo ci troviamo con Enrico Giovannini. Invece quello dei ghiacciai, ahimè, scende. C'è un dato, però, se lo guardiamo nell'analisi ancora più stretta, che mi richiama la necessità di informare e di comunicare in modo diverso questi dati, per cui chi meglio di Luca può aiutarci. Cioè, l'Italia, se vedete il grafico, quando lo andrete a leggere, è soggetta a delle variazioni abbastanza repentine tra un anno e l'altro. No, adesso su Facebook, se guardate, ci mette la foto dicendo caspita, il mio pesco l'anno scorso era già fiorito da 10 giorni. Sì, ma il problema era l'anno scorso, lo dico da agronomo come il direttore Bratti. Non è adesso. Però ci sembra che adesso, non è vero che è una bufala questo del cambiamento climatico, perché adesso fa freddo, c'è Burian 2, cioè... E in realtà c'è questo cambiamento repentino locale che ci fa perdere lo sguardo globale. Come riusciamo intanto a spiegare questi dati, Luca, e a trasformarli in informazione corretta per i cittadini? Proprio ieri i miei colleghi dell'Università di Innsbruck hanno pubblicato un lavoro inquietante sui ghiacciai. Hanno detto, anche se riuscissimo a fermare le emissioni oggi, cosa che non sarà certo possibile, anche se riuscissimo a stare sotto 1,5 gradi di aumento a fine secolo, che sarebbe l'obiettivo più prudente dell'accordo di Parigi, anche questo che non sarà comunque raggiunto,
i nostri ghiacciai scompariranno comunque tutti, perché abbiamo innescato un cambiamento così imponente e che ha delle inerzie così rilevanti che ormai i nostri piccoli ghiacciai delle Alpi sono condannati. Quindi prepariamoci già ad avere un paesaggio alpino che i nostri nipoti vedranno completamente privo di ghiaccio, se non forse un cappelluccio bianco sulla vetta del Monte Rosa e del Monte Bianco, e basta così. E dall'altro lato ci sono giustamente i dati delle temperature che crescono e che ne sono la causa. Ma se facciamo se guardiamo il grafico dell'aumento mondiale, vediamo un aumento che, pur avendo delle differenze tra un anno e l'altro, è più smussato e più regolare rispetto a quello che è un aumento riferito a un territorio più piccolo, dove ci sono delle variabilità maggiori. E questo comunicativamente è un problema, perché quando fa freddo c'è l'era glaciale, quando fa caldo forse c'è un po' di effetto serra, ma non sempre antropogenico, potrebbe anche essere colpa del sole, dice sempre qualcuno per trovarsi degli alibi, e poi bastano 15 giorni ed è tutto dimenticato. Ma insomma, ma quest'estate abbiamo vissuto una delle peggiori siccità combinate con temperature elevate della nostra storia climatica, che è una bella storia perché ha più di 200 anni di dati. Noi abbiamo un paese che ha inventato gli strumenti meteorologici e che ha cominciato a misurare dati più o meno attorno alla metà del 1700, quindi abbiamo un bel pacchetto di dati di confronto, per cui io non ho difficoltà quando devo fare dei confronti tra quello che sta succedendo oggi e dirvi: ma sì, un marzo freddo ci sta, questo è anomalo, sarà un paio di gradi sotto media, ma ne abbiamo avuti altri in passato. Viceversa, il marzo a cui ti facevi riferimento l'anno scorso è stato uno dei marzo più caldi della storia, ecco perché le piante erano fiorite prima e poi si sono beccate la botta della gelata del 20 aprile, ma perché erano troppo sviluppate in precedenza dall'eccesso di temperatura. Ora cerchiamo semplicemente, e questi dati sono anche importanti per spiegare alle persone e dare dei riferimenti autorevoli, che i cambiamenti climatici prima di tutto hanno un aggettivo: riscaldamento globale, non riscaldamento di Roma o di Ferrara, e quindi dobbiamo guardare quello che succede nell'intero pianeta. I dati di oggi sono in particolare inquietanti per l'Oceano Artico, dove abbiamo anomalie di 12 gradi sopra media, quindi 2 gradi in meno nel marzo dell'Europa centro-occidentale, 12 gradi in più nell'Oceano Artico. Dico sempre che se avessimo al posto del New York Times lo Svalbard Times, la prima pagina sarebbe: non c'è ghiaccio marino quest'anno, manca 1,4 milioni chilometri quadrati di ghiaccio di banchisa, e una superficie grande come quasi 5 volte l'Italia. Questi sono i dati che dobbiamo abituarci a comunicare. Quello è un infarto climatico, questo è un raffreddore locale. Però forse, guarda, nuovamente una parte di responsabilità ce l'abbiamo tutti noi, anche attraverso l'informazione. Il suggerimento che lancio, e che lancio anche al Presidente Laporta come consigliere di ISPRA: noi dobbiamo renderci più autorevoli nei confronti dell'informazione, cioè affinché una prima pagina dei nostri quotidiani, invece di scrivere appunto le stupidaggini a cui facevi riferimento, pubblichi questi dati con il timbro della Repubblica Italiana, con il logo Repubblica Italiana. Perché quando un dato esce su un giornale, se lo scrivo io può essere: ah vabbè, i soliti ambientalisti; se lo scrive Repubblica Italiana forse ha un peso un pochino più autorevole. E allora sfruttiamo l'autorevolezza dello Stato per dire: i problemi ci sono, e chiaramente poi c'è tutto il problema delle soluzioni, che è più politico, ma quello dei problemi invece è un dato di fatto. Chiudo per dirvi come si fa l'autorevolezza certe volte anche su un centimetro quadrato di carta. La Confederazione Elvetica comunica l'importanza e la gravità dei problemi ambientali, inclusa la riduzione dei ghiacciai, anche sui francobolli. Ed è di più di 10 anni fa il francobollo che semplicemente aveva il ghiacciaio da Morterach con il disegnino, con i vari arretramenti, su un piccolo francobollo, e l'aumento di temperatura nelle Alpi. Non c'è altro.
Ma ragazzi, che autorevolezza che c'è quando è lo Stato che emette il francobollo e diffonde il messaggio anche in un modo inedito che fa presa sulle persone. Grazie. Ricordo nel 2005 quando alla vigilia delle Olimpiadi di Torino tu dicevi, anziché mettere i giorni in meno che mancano o il Futrimib sarebbe un occhiello per esempio con le ppm di CO2 tutti i giorni, che ce lo ricorda, oggi è 403,15 eccetera. Enrico Giovannini, tutti i grafici tranne quello dei ghiacciai hanno questo andamento crescente comune, quindi visto che evochiamo sempre la crescita, in qualche modo dovremmo essere contenti forse. Ma la provocazione è questa, cioè i dati decrescevano, questo più o meno gli addetti ai lavori lo sanno, nel triennio, quadriennio 2007-2010 per l'abbattimento della crisi economica evidentemente, e poi però da un certo punto di vista, se usiamo come indicatori squisitamente statistici, meno male, invece in un altro senso no, ricrescono. Chi come me si occupa di rifiuti, cioè guarda il mondo dal buco della pattumiera, se ne rende immediatamente conto, perché la pattumiera è la fine di un nostro processo di consumo, quindi lì si concentra tutta una serie di cose. Però questo dato forse meriterebbe una riflessione un po' più approfondita, cioè abbiamo, di nuovo ritorno un po' all'inizio, la crisi avrebbe potuto insegnarci qualche cosa, no? Fare più e meglio con meno, per esempio, per usare slogan, invece forse non lo abbiamo troppo appreso. Ma come ci aiuti tu da statistico a interpretare, reinterpretare questi dati anche con una prospettiva davvero di... Poi torno su questo con Ermete, oggi è la giornata mondiale della felicità, no? Cioè con un certo aspetto positivo a questa, come dire, non mi entusiasma, ma fenomeno di crescita dei dati. Nel periodo in cui sono stato prima l'OCSE e poi presidente dell'Istat, soprattutto nel periodo Istat, facemmo una scelta molto chiara, molto forte. Passare da più o meno 100 comunicati stampa all'anno, soprattutto su tematiche economiche, a 300 comunicati all'anno. Pubblicando dati sul sociale, sull'ambientale, cioè provando a occupare tutti gli spazi con dati, con il timbro della Repubblica Italiana. A parte mia moglie che non ne poteva più, perché insomma, state tutti i giorni sui giornali e così via, eravamo riusciti a spazzare via una fonte che non a caso ora è tornata, perché la strategia di pubblicazione dei comunicati è cambiata, e cioè la famosa CGA di Mestre, che cito come un caso straordinariamente interessante, perché la CGA di Mestre aveva abituato i giornali a uscire il sabato pomeriggio alle 5, quando i giornalisti non vedono l'ora di andare a casa dalle famiglie, e quindi sappiamo che è incredibile che esista esattamente il numero di fatti necessari a riempire i giornali, no? Ripeto. È incredibile che ogni giorno accada esattamente il numero di fatti necessario per riempire i giornali. Ecco, sapendo che c'era quell'uscita, ormai i giornali lasciavano uno spazio vuoto nei menabò, sapendo che si sarebbe riempito. E qui non parlo minimamente di qualità alta, bassa, non sto neanche discutendo la qualità. Quella scelta di invadere il mercato con 300 comunicati stampa aveva avuto un certo tipo di effetto. I dati ambientali sono un problema da questo punto di vista, perché non hanno la frequenza che, però, come ho detto prima, se il giorno del comunicato stampa dell'Istat sul PIL voi usciste col comunicato stampa delle emissioni nello stesso trimestre,
la gente, come fa in Olanda, vedrebbe che sistematicamente qual è l'eventuale disaccoppiamento. Cioè, ma mi stai chiedendo la stima trimestrale, cioè un triplo salto mortale. Come vi ho detto, visto che so come si fa il PIL, non è molto, si può fare. Ma bisogna costruire naturalmente la credibilità, bisogna guardare le revisioni e così via. Ma io lo faccio come un esempio per dire che esiste una sensibilità crescente a questi temi e bisogna riempirla. Bisogna riempirla usando forse anche linguaggi diversi. L'altro giorno mi sono trovato in un dibattito con Burioni, il difensore dei vaccini, che stavo controllando prima su Twitter, ha 33.000 followers. E lui dice, io mi sono buttato, usando anche un modo molto aggressivo di fare comunicazione, ma scientifica. Allora, se ha ragione Gianfranco Bologna, se ha ragione Luca Mercalli, che è a rischio, non il nostro futuro, ma il nostro presente, beh, forse abbiamo bisogno di fare questo salto, che non vuol dire scendere al livello di chi fa controinformazione, ma invece avere un atteggiamento molto proattivo. L'altro giorno è stato pubblicato dalla Commissione europea il rapporto dell'High Level Task Force sulla lotta contro le fake news. E una delle raccomandazioni di questo rapporto è agli istituti di statistica, ai produttori di dati, dicendo: voi dovete lottare ogni giorno contro le fake news. Uno dei principi fondamentali della statistica ufficiale, sanciti dall'ONU nel 1994, è che gli istituti di statistica, per estensione gli istituti che fanno parte del sistema statistico nazionale, hanno il compito di lottare contro le cattive interpretazioni, le misinterpretation. Finora la misinterpretation è stata considerata quella del governo, del soggetto ufficiale, non del pubblico. Allora io sono profondamente convinto che questo è un cambiamento radicale di quella cultura di cui parlava Gianfranco. Ultima considerazione su questo. È chiaro che il disaccoppiamento, c'è anche un dato che nel rapporto, che il disaccoppiamento tra attività economiche e pressione sull'ambiente è in corso, ma non basta, ha ragione Gianfranco, cioè la scienza della sostenibilità ci dice che il disaccoppiamento è totalmente insufficiente e l'Italia su questo, ha ragione Armete, mostra grandi elementi di avanzamento e anche grandi ritardi. Ecco, qui introduco soltanto un tema su cui non entro, e cioè il ruolo delle imprese, che si stanno muovendo in una certa direzione, ma troppo lentamente, hai assolutamente ragione. E soprattutto poche hanno ancora capito l'opportunità. Qui è stato commesso un errore drammatico nella legislatura precedente, e cioè di aver limitato la rendicontazione delle dimensioni non finanziarie alle imprese con 500 addetti e più, punto. Cioè niente, 1.000 imprese. L'altro giorno, parlando con il direttore generale di una delle associazioni imprenditoriali che ha lottato maggiormente contro questo, per fortuna mi ha detto: abbiamo sbagliato. Perché oggi a livello internazionale questo è un elemento di competizione, non un costo. Ma se il Presidente del Consiglio, se il Ministro dell'Economia, se il Ministro dello Sviluppo Economico non dicono queste cose, e lo dice soltanto il Ministro dell'Ambiente, non basta. Allora, tra i comunicatori principi, abbiamo bisogno che i politici più esposti mediaticamente vadano a parlare anche di questo, e che quindi alla domanda come va il PIL rispondono: adesso te lo dico, ma ti dico che intanto le emissioni stanno andando in questo modo, perché tu, caro giornalista, non, a questa cosa non ci stai facendo. Ecco, questo tipo di posizioni di rottura forse genereranno una maggiore attenzione
da parte dei media, anche se la battaglia è ancora lunga nonostante i tanti avanzamenti che si stanno facendo. Grazie Enrico. Ma come vedete è molto facile moderare questa tavola rotonda, cioè è un compito molto facile che mi avete dato. Dicevo Ermete, giornata mondiale della felicità. Gentiloni prima parlava di bellezza e fragilità, che sono altre parole chiave molto interessanti. Tu come presidente di Symbol hai appena presentato questo studio e questo report interessantissimo di 100 storie di economia circolare che, mi permetto di dire, hanno queste tre parole chiave al loro interno. Sono imprese belle, esprimono bellezza. Sono imprese mediamente felici. Cioè, se trasformiamo anche quello che lo stesso Giovannini negli anni scorsi, no? Superare il PIL, andare verso degli indicatori che includano la bellezza, che includano la felicità. Ma sono imprese fragili, dicevi prima, non aiutate da un sistema di norme. Aiutaci, accompagnaci un pezzettino in questa lettura del tuo documento e di queste parole chiave. Vast program. No, intanto, ma io ti taglio, vabbè. Sì, sì. No, vabbè, la felicità è molto difficile da definirsi, giusto che si faccia una giornata della felicità, occhio a come si definisce. È stata fatta recentemente un'indagine molto sfiziosa da Ipsos in cui si confrontano moltissimi paesi del mondo fra la percezione che gli altri hanno di quel paese e la percezione che i cittadini di quel paese hanno di se stessi. Ce n'è solo uno al mondo che ha una percezione peggiore di quella che hanno gli altri. Vi lascio immaginare qual è, diciamo, da questo punto di vista. Noi siamo gli unici, cioè, ma era bellissimo perché tu vedi che i peruviani... E anche qual è il paese opposto invece, in cui la percezione... No, questo non te lo so dire, però mi aveva colpito... Alla Russia. No, ma mi aveva colpito il Perù a me, perché nel Perù, che c'era ovviamente non è il paese dove tutti vorrebbero vivere, però insomma un po' di gente c'era. In ogni caso i peruviani si sentivano fortissimi. E anche rispetto alla felicità è molto complicato capire come muoversi, perché per dirti, i paesi che sono in alto sono quelli in cui la gente si ammazza di più, cioè pensa al nord Europa, no? Sì, insomma, è complicato, è una partita complicata, cioè, anche se è un indicatore di grande interesse, è una partita complicata. Per dirvela anche su una cosa gravissima, io sono veramente agghiacciato oggi che sono altre due donne ammazzate da conviventi, mi ha agghiacciato come cosa, però ho visto che l'Italia ha la metà degli omicidi, della maggior parte, un terzo degli altri, quindi è complicata la vicenda e spesso in questo il tema dell'informazione gioca un ruolo abbastanza chiave. Io la vedo un po' così e poi io penso che noi abbiamo bisogno delle cosiddette bellissime riferimento sia alla sigilla di Venezia che ai francobolli, questa dovremmo proprio provarci Luca, perché mi sembra carina, diciamo, come cosa, però noi abbiamo un drammatico bisogno in campo ambientale di buone notizie, ma non good news generiche, ma di far capire che ce la si può fare, perché altrimenti diventa sempre un ragionamento del fratello ricordati che devi morire, e abbiamo perso. Un grande ambientalista molto originale, Alexander Langer, a suo tempo disse che la conversione ecologica vincerà solo quando apparirà socialmente desiderabile. Perché se è una cosa che bisogna farla, ma ha l'aura della sventura, no? Non ce la puoi fare. Allora, siccome si può fare, nel senso che abbiamo enormi problemi, grandi battaglie, adesso insomma... Abbiamo approvato anche gli ecoreati in questa legislatura, da quanto tempo aspettavamo di approvare quella legge? E bene o male alcune cose su quel fronte si sono fermate, quindi bisogna capire un po' come si può fare, però noi dobbiamo riuscire a comunicare appunto che non un domani, non le potenzialità, ma già nell'Italia che c'è, hai tante cose che tengono assieme questi pezzi. Io per esempio, prima si accennava al tema dell'economia circolare, ci sono dei dati che sono molto poco noti, ma l'Italia è in Europa il paese che recupera di gran lunga più materie prime, ma non di poco, di gran lunga. Noi recuperiamo più materie prime dei tedeschi, che sono un paese più organizzato, più preciso, più cose. Perché questo accade?
accade non perché hai avuto delle politiche, sì, hai avuto pure le raccolte differenziate, ma per i nostri cromosomi. Noi siamo un paese povero di materie prime. Gli stracci di Prato, le cartiere della Lucchesia, i rottami di Brescia sono figli secolari di una capacità e di una necessità dell'Italia di fare di necessità virtù. Ricordiamoci che la più grande fonte di energia, quella più rinnovabile e meno inquinante che c'è, è sempre l'intelligenza umana. Quindi questo fa sì che noi abbiamo una priorità rispetto agli altri paesi molto forte, che poi diventa in tanti settori produttivi una cosa importante. Adesso, perché c'ho davanti Sandro, penso alle piastrelle, alle ceramiche, no? Noi nelle ceramiche com'è che abbiamo vinto la competizione? Abbiamo vinto continuando a fare le ceramiche più belle del mondo, ma potevamo essere massacrati dall'est o dalla Cina. Abbiamo vinto facendo ceramiche più belle, innovando tecnologicamente, ma anche dimezzando i consumi di energia, dimezzando i consumi d'acqua. Adesso ormai ci sono aziende che azzerano i consumi di acqua, recuperando i materiali, assottigliando le piastrelle. Cioè noi ogni anno esportiamo 250 chilometri quadrati di ceramiche, cioè il doppio della superficie di Parigi, per capirci. Ma in quello c'è una parte importante di green economy, di economia circolare, un abbattimento assoluto delle cose. E poi hai pezzi di economia che vanno da un'altra parte. Ma questa roba qui non è poca roba, perché è il 33% dell'industria manifatturiera, che l'ha fatto spesso senza politica. Vi faccio un esempio che a me mi diverte molto. I bambini di Pechino, di Shanghai, di Copenaghen, di Con Island giocano su giostre italiane. Perché noi siamo, fra i tanti settori in cui l'Italia, siamo dei grandi costruttori di giostre. I giostrai, peraltro, sono eredi di famiglie circensi, quindi non si sono formati né nel WWF, né nelle gambiente, né nel FAI, lo dico per usare un eufemismo, diciamo, come imprinting. Ma noi battiamo gli altri perché le nostre giostre sono più belle e perché consumano la metà dell'energia di quelle tedesche. Non gliel'ha detto nessuno, ma è quello che accade. Allora noi dobbiamo fare delle politiche, fare dei passaggi, ma dobbiamo trasmettere anche l'idea di una sfida positiva, di una sfida che si può vincere e di una sfida che affonda le radici nei nostri cromosomi. Guardate, alcuni amici sanno che io adoro un brano, e qui c'è l'incrocio con la bellezza, diciamo, perché anche la bellezza è una forma di smaterializzazione, eh? Cioè, nel senso, tu produci più ricchezza se usi la bellezza anziché se usi la quantità. Potremmo fare mille esempi, dalle scarpe agli occhiali a quello che vogliamo, diciamo. Ma io adoro e mi piacerebbe che fosse un pezzo, diciamo, del programma dell'Italia del futuro, ma non è un pezzo del programma della politica del presente. Poi, se vuoi, se abbiamo un altro giro, vi dico quello che mi ha colpito nel discorso di Xi Jinping al congresso del Partito Comunista Cinese. Però io adoro un brano della Costituzione senese del 1309. I senesi erano dei grandissimi attaccabrighe, diciamo. Basta chiedere a Retini, Grossetane, Fiorentini, eccetera. Difatti i senesi non è che celebrano anche oggi come giornata dell'orgoglio senese l'anniversario della Costituzione, ma celebrano come giornata dell'orgoglio senese l'anniversario della battaglia di Montaperti, che fu combattuta 20-30 anni prima, in cui i senesi di inferiorità numerica massacrarono 12.000 fiorentini, e quel giorno i senesi si sentono veramente orgogliosi di essere senesi. Ma nel 1309 questa piccola ma orgogliosissima città scrive un costituto bellissimo, lo scrive in lingua volgare, anche se i giuristi scrivevano in latino, e lo affigge in tutte le chiese perché tutti lo dovevano conoscere. In questo costituto ci sono tre righe che sembrano la sceneggiatura dell'affresco del buon governo di Lorenzetti, che viene dipinto 20-30 anni dopo. Dicevano i senesi: chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza della città, per cagione di diletto e allegrezza ai forestieri, a proposito di felicità, per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini. Guardate che è fantastico. Chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza della città. Non è che l'ha detto un circolo Pickwick di intellettuali, l'ha detto quella città. Cioè la bellezza come chiave di inclusione. Diletto e allegrezza ai forestieri significa inclusione, ma significa anche soft power, no? Marketing territoriale. E tutto questo per cosa? Per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini. L'onore è una grandezza molto particolare, sottovalutata a mio avviso.
Non si misura e non si compra l'onore, ma senza onore non c'è buona economia, non c'è prosperità e accrescimento della città e dei cittadini. Solo se noi attacchiamo questi fili, la politica ambientale non è un piatto freddo. Se non facciamo capire che la politica ambientale è profondamente dentro la sfida di questo Paese, possiamo perdere. Grazie Ermete. Gianfranco, io vorrei accogliere il tuo stesso invito, e cioè di proseguire questo ragionamento dell'apprendimento, che è estremamente interessante, dal conservativo al trauma, all'innovativo, c'è un po' lasciato lì sulla... Vai! No, io invece, guarda, volevo riprendere rapidamente questo discorso sulla felicità, no? Innanzitutto per dire, ma molti lo sapranno, che è uscito il rapporto mondiale delle Nazioni Unite nuovo 2018, quello di Jeffrey Sachs, Halliwell e Lior, che mette al primo posto, non a caso, la Finlandia. E prima, giustamente, si stava ricordando, non mi ricordo se l'hai fatto tu, Ermete, o lui, Roberto, facevate il discorso di come quei paesi del nord però hanno anche altri indicatori, perché il vero problema che noi abbiamo in genere, penso che questo è un grande problema che si ha chiunque lavora sugli indicatori, ce l'abbiamo anche con l'amico Enrico quando facciamo il rapporto ASVIS ogni estate, che spesso gli indicatori vengono visti come emblematici di un dato che rappresenta un ambito. Qui sapete benissimo che c'è il grande discorso degli indicatori compositi, cioè, insomma, è un tema molto complesso che riporta alle battute che facevo prima sulla differenziazione, la separazione e, come dire, le paratie stagne che ci sono nella cultura. Perché io credo che il vero problema che abbiamo oggi, e mi ricollego anche ai discorsi che facevamo prima sull'innovazione, sulla questione legata anche alla formazione, sulla questione legata anche all'apprendimento, è che bisogna mettere da parte il ragionamento che l'ambiente sia un piatto freddo. Cioè io con Ermete, anche in molti casi non abbiamo avuto modo di fare discussioni approfondite su questo tema, lui giustamente dice: se l'ambiente non viene visto come un fatto positivo dal punto di vista delle persone, poi nella realtà questa cosa viene vista sempre come una rottura di scatole, cioè della serie dobbiamo farla perché altrimenti se non lo facciamo moriamo il giorno dopo, eccetera. Io credo che una delle chiavi di letture forti che ci sono nel cambiare questa prospettiva, inevitabilmente è una chiave di lettura culturale, e che noi purtroppo è inutile che ci nascondiamo il fatto che siamo persone che ci siamo allontanati dalla natura. Cioè io continuo, forse sarà la mia formazione naturalistica, il fatto che mentre Ermete già faceva le sue prime battaglie all'epoca, ne abbiamo parlato tante volte, una volta era a casa mia e parlavamo di questo, che facevi le tue battaglie già con tutto quel gruppo di persone sedute al tavolo che fumavano tutti, non mi ricordo, era una cosa terrificante, tu no per fortuna, ma gli altri erano una roba da brivido, e io stavo in mezzo alle paludi appresso agli uccelli, e devo dirvi che la gioia, la bellezza che io ho sempre avuto non solo in quello che io definivo il pattinare in palude con gli stivali, e addirittura ogni tanto sorprendendomi, ricordo una volta bellissima l'oasi di Orbetello, che allora non era oasi. 68 Orbetello, mi ha detto due volte. Io ho fatto il 68 Orbetello. Ah, beh, oddio, il 68 era ancora un pochino giovane, no, piccolo no, per carità, però insomma il 68 se lo può, come dire. Orbetello, diciamo, la sede successiva, la fase successiva. E la meraviglia quando ho rappresi questa bellissima mantide religiosa, che io amo da morire gli insetti, è inutile che vi dica che nell'ufficio, sono direttore scientifico anche del WWF, e nel mio ufficio sono persone che fuggono, cioè l'altro giorno, adesso lo dico per qualche specialista, c'era l'altro giorno, un mese che passa fa, c'era un Acridium egyptiacum, che è un bellissimo, bellissimo ortottero, è uno di quelli che resta un po' d'inverno, riesce addirittura anche a rifugiarsi, a non subire le condizioni più negative del freddo. Io c'avevo tutte le colleghe, cioè, che fuggivano, chi scappava di qua, chi scappava. Io poi l'ho preso con le mani, volevo farglielo vedere, l'ho tenuto un po' allargato, questo è schizzato, questa mi è rimasta davanti, Gianco, dimmi, mi chiamano così, Gianfranco, Gianco, mi dici dove sta, dei capelli, nelle cose, io ho detto, ma dai, siamo al WWF, dicevo, cioè, scusate questa battuta, però era per dire, noi siamo disabituati
a vedere la natura. E anzi, a me preoccupa, lo dico col cuore in mano, e penso adesso non vorrei avere tutto lo scontro degli animalisti, questa incremento gigantesco di animali in casa che sono gatti, cani, gatti e tutto quello che volete. Io non c'ho niente contro i cani e gatti, per carità di Dio, non la voglio dire pubblicamente, però noi, come dire, abbiamo più cani che lupi. Cioè, il lupo addirittura, in neanche 2000 lupi che abbiamo li vogliamo abbattere. Cioè, voglio dire, ragazzi, io parlo con persone che hanno paura del lupo. Allora, adesso sto un po' esagerando, no? Me lo faccio apposta, volutamente, perché la provocazione può servire ad aiutare a capire. Siamo lontani dalla natura. Non solo, ma come sapete, oggi si parla moltissimo di scienza delle città, proprio perché la stragrande maggioranza degli abitanti oramai è in ambiente urbano, il futuro sarà in qualche maniera gestito, ma anche semplicemente come ecosistema, chiamiamolo così, virgolette, urbano, che ha un flusso di materia e di energia spaventoso. Quindi ci stiamo, ma se noi teniamo lontano il mondo umano dal mondo naturale, io oramai vi faccio un'altra battuta per farvi capire, sono affascinato da quello che si sta scoprendo sul mondo dei microbi. Pensate alla Human Microbiome Project, pensate allo Earth Microbiome Project, cioè i microbi che fino ad oggi, voi andate in giro, il microbo è un elemento negativo, va de retro satana, cioè il microbo è quello che ti porta alla malattia, che è vero, lungi da me dire una cosa che non sia vera se non diventeremo produttori di fake news, ma il microbo è anche un qualcosa che ha convissuto e si è coevoluto con noi, ma lo sappiamo, cioè lo sappiamo già. Non so come dire, non è che c'era bisogno di sapere ulteriore, però scoprire, adesso come sapete c'è un grande dibattito su quanti sono realmente nel nostro corpo, si parla di 100.000 miliardi di microbi, adesso gli ultimi lavori scientifici che ho letto interessantissimi, pare che ci sia un equilibrio tra le cellule umane e i microbi nel nostro corpo, si parla di 39.000 cellule umane e di 39.000, parlo di miliardi, 39.000 miliardi, di cellule umane, 39.000 miliardi di microbi. La prima cifra che era uscita fuori era 100.000 miliardi di microbi, quindi paradossalmente, non a caso, una straordinaria studiosa e divulgatrice inglese ha fatto un libro che si chiama 10% Human, è uscito anche in italiano, che si chiama I microbi della felicità, i batteri della felicità, non a caso vedete che si... E faceva proprio il discorso del 10%, no? Tenendo presente di queste relazioni. Adesso, al di là del fatto di quello che sapremo di più, eccetera, però noi viviamo immersi nella natura e non ce ne rendiamo conto perché l'abbiamo tenuta lontana. Tutto quel sistema di flussi di materia e di energia che ci ha condotto lontano dalla natura deve essere ricondotto nel ciclo naturale. Domani è la giornata mondiale dell'acqua a livello mondiale, lo sapete. Abbiamo parlato di vari... Domani è il 22? Dopodomani. Scusate, dopodomani, perdon. Pensate alla testa mia. Tra l'altro devo partire apposta, devo andare anche con il nostro Luca Mercalli, faceva questo grande evento all'Amazone di Franco Maria Ricci sull'acqua. E non a caso il rapporto che le Nazioni Unite hanno fatto sull'acqua si chiama Nature Based Solutions. Oramai tutto il mondo, almeno scientifico, sta scoprendo e capendo che noi dobbiamo andare a imitare la natura. Quando si parla di circular economy, di green economy, noi dobbiamo imitare la natura. I sistemi naturali sono talmente straordinari, sono vissuti per oltre 3,8 miliardi di anni e ci hanno prodotto delle capacità di intuizione da parte nostra, di imitazione, se siamo in grado di farlo. Io credo che questo è un tema che ci manca ed è un tema che purtroppo a tante persone non fa capire come la questione ambientale sia una questione bellissima, straordinaria. La sfida che c'è all'ambiente non è per niente un piatto freddo, è un piatto meravigliosamente caldo, perché oggi quello che noi conosciamo della natura ci dovrebbe far pensare molto di più a come usare la natura per cambiare il nostro mondo. Grazie Gianfranco. Credo che, come dire, la mattinata sia stata densissima, ci stiamo portando a casa un sacco di elementi, quindi anche a livello comunicativo dobbiamo provare a concentrare delle parole chiave da portarci a casa. Io chiudo personalmente ringraziando davvero il Presidente Stefano Laporta e il Direttore Alessandro Bratti dell'invito. Ringrazio voi che avete avuto tempo e voglia di rimanere ad ascoltare, spero vi portiate a casa
qualche cosa. La mia parola chiave che mi porto a casa è quella con cui abbiamo aperto ed è stata portata proprio da Stefano Alessandro nella presentazione, cioè la necessità di fare insieme, di condividere. In fondo comunicare vuol dire quello, vuol dire mettere in comune. Forse ce lo dimentichiamo, spesso confondiamo l'informazione con la comunicazione, invece trovare un punto in comune su cui lavorare e l'ambiente non può che essere quello per noi. Io chiedo ai miei ospiti di fare lo stesso sforzo di sintesi, e cioè di darvi come regalo una parola chiave da portarvi a casa. La mia l'ho ripresa da voi e vi ringrazio ancora. Luca. Tempo. Non abbiamo tanto tempo. Grazie. No, ma insieme va bene. C'è un bellissimo proverbio africano molto citato che a me piace molto, che dice: se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai insieme agli altri. Insieme va bene. Allora, io, come sai, Together is Possible è il nostro slogan mondiale come WWF, quindi praticamente non posso che sottoscriverlo. Volevo semplicemente però ricordarvi che la cosa più bella che possiamo avere è riuscire a capire quanto sia straordinariamente affascinante oggi essere in grado di vivere nei limiti biofisici che la Terra ci, virgolette, impone. È un, non volevo usare il termine ci impone, ma insomma ci rappresenta. Grazie a tutti.